Contrada e Scamare, un tema singolare quest'anno. Sì, siamo un tema singolare come d'altronde ogni anno. Noi quest'anno rappresentiamo l'integrazione tra i popoli, quello che facciamo ogni anno, però quest'anno abbiamo voluto dare l'accento su questo problema dell'immigrazione da parte dell'Africa, che secondo me non è un problema di immigrazione, ma è un problema più di integrazione, è quello che manca da noi. Culturale? Integrazione culturale, noi vorremmo gente che viene qui e che si integri nella nostra cultura. Beh, questo dipende da tutti, noi chiediamo anche agli altri. Se facciamo questo carro con sempre un gruppo di amici. Quest'anno il tema voleva insomma premere un po' sulla questione nazionale, ma alla fine siamo tutti uguali, siamo tutti fratelli. È come l'uva, trovi l'uva bianca e trovi l'uva nera, sempre uva. Bene, conosciamo anche uno dei più piccoli rappresentanti. Ciao, come ti chiami? Come ti chiami? Giovanni Michel. Giovanni Michel si chiama. È un po' timido il ragazzo. L'uva è bianca o è rossa, ma siamo tutti uguali, viva la festa dell'uva! Allora, un carro all'insegna dell'integrazione, siamo tutti fratelli? Sì, sì, davvero, ho trovato gli gente bravi, così sono contento. Anche io sono troppo contento, però mi piace questa di festa anche. Come vi trovate qui a Riccia? Ci siamo trovati bene, così siamo felici e gli gente si sono anche bravi, così. Sì, sì, anche tutti bravi, mi piace. Bene, buon divertimento. Sì, grazie. Grazie. Contrada Camerot, il tema del vostro carro. La leggenda di Re Artù, siamo a una cosa, ci divertiamo, siamo insieme e ci divertiamo. Sperando di divertire pure le persone che ci sono intorno. Quali sono i personaggi? Re Artù, Ginevra, Regina Morgana, i vari cavalieri, lui è l'Ancillotto, Giullare Grande e Giullare Piccolo. Tanti personaggi, ma anche conosciamo i più piccoli partecipanti del carro. Tu sei Gabriele, cosa ci proponi? Una suonata. Ascoltiamo. Conosciamo altri protagonisti, siamo con Napolitano Tommaso, Luscito Samuele, Mignogna Giuseppe. Bene, così all'anagrafe, alla festa, in quale carro partecipate? Questo qua è il nostro Camelot, il mago Maiellino. Bene, buon divertimento. Grazie. E questo è il carro di Contrada Sorienza, il vostro tema. Allora, noi facciamo una cosa semplice: kart e legge. Giochiamo a kart, ci facciamo tre set, poi facciamo una nuova carta a legge, mangiamo e poi non ce ne frega proprio. Abballiamo pure. Una comitiva di amici. Sì, sì, tutti amici qui. Conferma? Confermo. Lui pienamente. È il nostro boscaiolo. Sì, ogni anno ci riuniamo per fare questo carro. E niente, siamo qua a Riccia oggi, tutto bene. E te? Auguriamo che tutte le persone di fuori paese vengano qui a vedere questa festa. Chi è Yuga? È Yugai? Cartellini. Sono liscio a te, aiuto mamma mano. Dietro di noi c'è la chiesa dedicata alla Madonna del Rosario, una devozione che si rinnova anche in occasione della festa dell'uva. Noi siamo con Carmine e Rosaria, una giornata intensa. Sì, una delle giornate più intense soprattutto per la nostra comunità, una giornata in cui comunque vengono sintetizzate tutte quelle che sono le fatiche degli ultimi mesi proprio per realizzare i nostri carri, per mettere insieme quello che è l'estro e l'arte dei nostri giovani, dei contadini e comunque della tutta la comunità riccese, che mette in mostra anche quella che è la sua capacità di accoglienza e di ospitalità. Rosaria, una devozione anche che si rinnova, magari partendo proprio dal tuo nome. Sì, certo, mi sono già emozionata, solo che l'hai detto. È un'emozione per tutto il paese e i contadini e tutta la città di Riccia sono tanto per la Madonna del Rosario. Quindi
quindi anche un modo per un buon auspicio poi per le prossime raccolte, per le prossime campagne. Sì. Allora auguri anche a te personalmente e per tutte le persone che portano questo nome. Grazie, grazie. Rappresentanza da Montorio nei Frentani per condividere questa tradizione. Sì, è una bellissima festa, è molto bella, siamo tutti gli anni, veniamo, e complimenti agli organizzatori e tutto, è abbastanza bella, sì. Presente la propria Montorio e siamo andati a visitare questa bella festa di Riccia. E in occasione dell'88esima festa dell'uva a Riccia incontriamo Arianna Manocchio, neopresidente del comitato organizzatore. Complimenti, una festa che quest'anno, in base anche alla mia esperienza, definirei travolgente. Grazie mille per i complimenti. Insomma, il comitato si è formato da poco, il nuovo comitato, e abbiamo lavorato con tante difficoltà per realizzare questa 88esima festa dell'uva, come dicevi poco prima, e sembra che sta andando tutto bene. Il numero di carri, come sempre, si basa più o meno sui 15 carri come l'anno scorso, spero che continui la festa in modo tranquillo e le persone che si divertono e passano una giornata allegra e serena. E vorrei fare un ringraziamento particolare al presidente uscente Michele Di Domenico, che mi ha aiutato tantissimo in questo periodo prima di arrivare a questa giornata, e al nuovo comitato che si è formato. Siamo pochissimi, però insomma ce l'abbiamo messa tutta e speriamo di riuscire a portare avanti questa tradizione che per Riccia è molto sentita. Il bello di questa festa, così come di tante altre tradizioni di questo territorio, è che la festa non coinvolge un'associazione, un gruppo, ma l'intero paese. È vero, alla fine insomma la festa la realizzano i carri, i carristi, che ogni contrada più o meno dell'agro riccese propongono queste meraviglie che sono alle nostre spalle. Quindi un ringraziamento va soprattutto a loro, perché senza di loro la festa non si potrebbe realizzare. Però ribadisco il concetto di avere un po' più di persone all'interno del comitato, di ragazzi giovani che vogliano in qualche modo aiutare insomma la tradizione ad andare avanti. Alla fine questo è il mio auspicio, che col passare del tempo molte più persone, molte più giovani si avvicinano al comitato, perché altrimenti la festa finisce, cioè non si potrà andare avanti. E con questo auspicio salutiamo anche la neo presidente, augurandole buon lavoro e approfittando anche per fare un saluto ai tanti riccesi che magari non sono potuti rientrare nel paese di origine da ogni parte del mondo e che grazie al nostro sito internet www.telemolise.com, sezione trasmissioni, viaggio in Molise, ormai lo conoscete, potranno rivedere tutte le puntate realizzate. Grazie mille, vi ringrazio di cuore per essere ancora qui anche quest'anno e ringrazio tutti quelli che hanno partecipato alla festa, che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento, e speriamo di trovarci l'anno prossimo e di migliorarci sempre di più. Grazie mille.